Ciao ragazzi, benvenuti nel nuovissimo Winblock. Oggi vi vogliamo recensire un nuovo prodotto. Che aspettate un attimo. Il prodotto in questione si tratta di un paio di cuffie Microsoft. Eccole qui. Il prodotto che vogliamo recensire oggi è questo. No, non facevo proprio l'unpacking perché il prodotto non era nato per lo scopo di essere recensito, quindi in tasca purtroppo non ce l'abbiamo più. Questa è la sua custodia, notare, scritta Microsoft, dove veniva, più praticamente queste si piegano, così, eccole qua così, piccole, il microfono si alza e viene inserito qua nel suo astuccino, che adesso andiamo a spostare. Allora, le cuffie sono dotate di due jack da 3,5, microfono, non so se deve essere ripetito, eccole qua. Microfono e in questo caso questo e audio quest'altro. Microfono unidirezionale mi sembra, tutto Microsoft naturalmente, eccolo qua. Microsoft. Modello di eccole qua, di queste cuffie Microsoft LifeChat LX2000, eccole qua. Non so se si vede, non so se rende idea. Il codice barre e i vari simboli Microsoft originalmente. Ok, microfono, eccolo qua. Queste cuffie con naturalmente pognettino di protezione. Queste cuffie, a differenza delle classiche, aspettate che le vado a prendere. A differenza delle classiche vecchie cuffie che avevo io, tutte scassate ormai, che vanno sopra la testa. Queste vanno dietro e qua praticamente va infilato l'orecchio. Quindi queste passano dietro la testa in modo da magari evitare che si impiglino i capelli come spesso succedeva almeno a me. Quindi questo è tutto per quanto riguarda Winblog e questa video recensione. Adesso passiamo al computer, per quanto riguarda la parte del computer, e vi parlerò di altri argomenti. Ciao ragazzi, di nuovo qui col Winblog. Siamo tornati nella nostra classica postazione. Stiamo utilizzando le cuffie Microsoft V, no, LX2000. Sì, LX2000 che vi ho prima recensito e presentato in anteprima. Ok, allora devo subito ringraziare un mio amico che si chiama Shark Black, non si chiama, il suo nickname è Shark Black, perché mi ha appena passato GTA 4, craccato in una maniera da diventare 5 MB, grazie a un programma che adesso vi recensirò. E grazie a lui molto probabilmente nel prossimo Winblog troverete recensito questo gioco o visto in anteprima. Adesso dipende molto dal tempo, dal momento che io adesso sono ho ripreso la scuola, no, ho ripreso, è ricominciato la scuola, quindi spesso mi trovo fuori città proprio per studi e quindi non riesco a essere sempre presente. Tornando a noi, dicevo, vi presento KGB Archiver, io adesso ho la versione 2 beta. Le lingue adesso non ci sono presenti ancora, cioè basta cioè ci sono, ma nel sito ancora non sono presenti. Ancora no, non è preinserito perlomeno. Ecco qua, così si presenta KGB Archiver 2 beta 2. Naturalmente per chi vuole utilizzare la stabile c'è in download la versione stabile, la 1. A parte qui le donazioni, se non ci interessa, ecco qua. Un po' di dettagli li troverete qua su License per quanto riguarda contratti di licenza e altre informazioni del prodotto, warning e molto altro. Poi, allora, tornando a noi, questo programma permette anche tramite formati della rete che si chiama KGB2, permette di comprimere dei file di dimensioni insomma un po' grandine in file piuttosto piccoli. Allora, ecco qua, guarda già qua un ISO 127 MB. Andiamo a vedere come comprimerla. Andiamo a cliccare Compress, e qui ci siamo. Andiamo a selezionare
desktop. Andiamo a cliccare save perché noi vogliamo salvarlo qui. Il file si chiama ultimo, vabbè, è un ISO di un video che ho fatto io per l'ultimo dell'anno, quindi niente di che. Ok, abbiamo selezionato la sua destinazione, si chiama KGB, la PACU 7, che è la versione 2 praticamente, l'ultimo con estensione alta, facciamo Maximus, proprio massima. E se vogliamo possiamo mettere la password, in questo caso no, e andiamo a cliccare avanti. E con priorità massima, lo consiglio perché così è più veloce, lui andrà a comprimere. Ci rivediamo dopo la compressione. Ciao ragazzi, siamo ritornati. E vabbè, cosa vi devo dire? Ah, devo continuare, che vi stavo presentando KGB. KGB ha finito la compressione del file e adesso andremo a confrontarlo con quello che io ho qua, ultimo.iso. Allora, andiamo a aprire le due proprietà. Andiamo a vedere come ce l'ha trasformato KGB in un file di 89 MB, poi non con compressione. Chissà quanto abbiamo messo la compressione alta, ma naturalmente lui comprime molto, ma va ricompresso un'altra volta. Ok, adesso insieme a voi, tanto per anticiparmi, quanto siamo? 5 minuti, dai, ancora abbiamo, raga. Voglio provare a decomprimere questo file che non mi decomprime. Proviamo a cambiargli l'estensione, ma mi ha appena consigliato lui, il mio caro amico Sharky, in KGB, perché mi dice che l'archivio non è esistente. E vediamo se KGB ce la fa. Mi va a richiedere la lingua. È pazzo. Ah no, forse. Comunque adesso riprovo a riscaricarlo. Niente, no problem. Poi un'altra cosa. Allora, ultimo, andiamo a spostarlo dove era prima. Un'altra cosa. È uscito Messenger 2011 in versione definitiva. Eccolo qua come si presenta. Mi scuso intanto perché ho dovuto purtroppo oscurarlo al momento che essendo collegato con Facebook. Ci sono immagini di altre persone che non posso divulgare dati. Allora, qui innanzitutto come potete vedere qua c'è la parte dei social network. Si può collegare Facebook, MySpace, LinkedIn e molto altro. Che adesso io non ho installato. Possono guardare in fatti di evidenza, recente, attività personali, foto e anche altro, tra quali messaggi di stato. C'è anche MSN, però ancora sembra che il server non sia disponibile perché la pagina continua a rimanere bianca. Ah, ecco, adesso mi sia caricata. Ok, allora vuol dire che oggi o ieri è stato ripristinato il servizio che per un breve lasso di tempo era offline, purtroppo. Lasciamo su MSN, così posso, evito di oscurarvi. Ok. Cliccando su questo pulsante, naturalmente si ritorna alla, ops, classica visualizzazione di MSN, quella delle versioni precedenti. Si può mostrare naturalmente la barra di menu come è sempre stato, qui e qui, però io la vado a rimuovere. Per quanto riguarda personalizzazioni, niente, i temi sono i classici, non è che ce ne sono una gran quantità. Carini, ad esempio questo mi piace anche. Simpatico, purtroppo lo sfondo non viene cambiato, come succedeva nella vecchia versione, piccoli problemi o piccoli dettagli sfuggiti a Microsoft. Poi vabbè, chat di Facebook, se è il mio caso, poi posso modificare il mio nome, ad esempio. Va online, purtroppo non è più quella funzione integrata su MSN, l'hanno separata. Poi faccio altre opzioni, eccole qua. Qua il nome oscurato. Sono furbetto io. Poi qua, vabbè, il PC da cui mi collego, oscurato anche quello. Ah, qui mi voglio a scoprire la mia vera identità. No, vabbè, sto scherzando, raga. Non lo oscuro il PC. Scuro solo il mio nome. Privacy, oh. Ah, mica siamo pazzi. Vabbè, possono comunque settare vari dettagli, esempio icone, robe varie, dei preferiti. Boh, trovate varie. Più grandi, più piccole, ma chi se ne frega. Purtroppo, brutta notizia che vi devo andare a dare è che
A M, come si chiama? AM, no, MSN Plus non verrà rilasciato almeno fino a metà anno prossimo. Non si sa per che motivo, ma sembra che la ditta abbia dei problemi. Non si sa di che fonte. Comunque, poi c'è integrato sempre nella suite Windows Live Mail. Allora, faccio vedere anche Live Mesh, o anche chiamato Live Sync nella beta. Ok. Che va a sostituire la versione trial di Live Mesh, che una volta si poteva scaricare da mesh.com. Questo mi permette di sincronizzare l'utilizzo con la virtual machine e col mio SkyDrive online, vari file, insomma, i dettagli. Il mail non è stato cambiato a parte il ribbon e l'integrazione di Libero con il nuovo IMAP e non con il vecchio POP3. Qualche altra aggiunta, ma niente di che. Per quanto riguarda Movie Maker, eccolo qua. Adesso ecco, scusate, stavo rispondendo a... ecco, da Shark. Ritornando a noi, dicevo, Movie Maker adesso esporta anche video in qualità superiore. Però a me non piace al momento che non è presente la timeline, in effetti, insomma, di decente qualità. E, insomma, come piacciono a me. Andiamo a vedere qualche esempio. Un esempio di video creato al volo. Vedete, la timeline è un po' quello che... Poi vedete, fa tutto in... Poi no, non mi piace a me. Poi sono gusti, naturalmente, per quello, secondo me, quello che uno deve fare, preferisco Pinnacle, nettamente. Ok. Noi andiamo a salvare, naturalmente. Poi, altri programmi, abbiamo detto Vito da me. Però purtroppo non ve lo posso presentare Family Safety perché mi va a dare dei problemi al PC, quindi non l'ho potuto installare. E niente, poi che altro c'è? Mi sembra che non siano niente di nuovo di applicazioni. Le applicazioni sono sempre quelle. Oh cavolo, EasyShare mi fa aspettare. E quindi niente di che. Allora, per quanto riguarda la recensione di GTA, purtroppo vi chiedo cortesemente di aspettare, visto che ancora vabbè, stiamo sistemando, adesso abbiamo qualche problema con l'archivio, che di sicuro sarà stato compresso per errore, male. Va bene, adesso questo non è importante. Un saluto a tutti da Portatile THB, il vostro mitico portatile THB, e da Winblock. Ciao ragazzi, mi mancherete in questo periodo, perché non riuscirò sempre a fare Winblock. Ciao a tutti.